Giacomo 1:1 così dice la parola del Signore. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà data. In 2 Corinzi 12:7 è scritto così, l'Apostolo Paolo scrive: inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma Dio mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto nelle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Amen. E riposi su di noi e su quanti ci ascoltano. La grazia del Signore riposi su tutti noi. Nel leggere Giacomo, Giacomo è il fratello del Signore. Lo dice in Galati. L'Apostolo Paolo dice: Giacomo è il fratello del Signore. L'apostolo Giacomo, il fratello di Giovanni, fu il primo apostolo martire. Fu ucciso da Erode, gli tagliarono la testa. Ma un altro Giacomo venne fuori, ed era il Giacomo, il fratello del Signore. All'inizio i fratelli del Signore non riconoscevano Gesù. Se voi ci fate caso e leggete in Giovanni 7, i fratelli non credevano in lui, dice la parola. Così dice il Signore, così dice il Vangelo. Non credevano. E invece con il tempo i fratelli hanno riconosciuto che il fratello maggiore Gesù era qualcosa di speciale, era il Messia. Indubbiamente deve essere stato complicato per loro vedere il fratello maggiore che giocava con loro essere il Messia. Non è facile. Ma del resto questa lieve complicazione, mentre per loro era grande complicazione, per noi è lieve, noi la notiamo anche con la nostra famiglia. Quanto tempo impiegano i nostri familiari a convertirsi, pur vedendo noi cambiati, pur vedendo noi trasformati dalla mano del Signore, pur vedendoci diversi, pur vedendo che abbiamo abbandonato cattivi vizi, cattive abitudini, hanno sempre qualche remora nei nostri confronti. Ci vedono mansueti, ci vedono diversi, eppure hanno difficoltà a riconoscere la nostra trasformazione da creature a figli di Dio. Questo è un miracolo, non è merito nostro, non c'è merito alcuno in questo. Non c'è nessuno che si può gonfiare, nessuno si può vantare questa mattina, dire io sono una brava persona. No, la scrittura dice che tutti sono peccatori. E se c'è una cosa che dovete e tutti quanti devono imparare a ripetere sentendo dentro un lieve malessere e dirsi continuamente: io non merito, tu non meriti nulla. Come vi sentite? L'orgoglio viene schiacciato. Io non merito, non merito niente, fratelli, non merito. Per quanto possa essere una brava persona, un bravo marito, un bravo padre, per quanto io possa essere stato un bravo figlio, un bravo genitore, un bravo nonno, quello che volete voi, anche voi, fratelli, noi non meritiamo la salvezza. La scrittura mette tutti sotto lo stesso piano. Dice che tutti siamo peccatori e privi della gloria di Dio, ma abbiamo ricevuto un dono da Dio, il dono della grazia, il dono della vita eterna. Ed ecco per questo trabocchiamo, io trabocco di gioia e di riconoscenza, perché non meritando ho ricevuto. Fratelli, questo è un qualcosa di straordinario che non so se le persone potranno mai capire, il dono meraviglioso,
della grazia di Gesù che ha elargito e vuole elargire a tutti. È un dono troppo grande, è un dono davanti al quale tutti saranno inescusabili, nessuno potrà dire io non c'ero, non ho sentito, non ho visto, non so nulla. Ti potrai mettere anche con la testa sotto al cuscino, ma Dio che è Dio parla a tutti i cuori, parla di Gesù. Lo Spirito Santo parla di Gesù, parla attraverso uomini, attraverso donne. E quando proprio non ci sono uomini e donne, è capace nella scrittura, fece parlare un asino per fermare un profeta che stava andando a fare qualcosa che non doveva fare. Dio fa parlare le stelle. Dice in Romani, le opere visibili rendono visibile Dio. Ossia, i cieli e la terra proclamano la tua gloria. Quindi Dio parla. Le persone possono anche in qualche modo non far finta di non sentire, ma non potranno negare quel giorno davanti al Signore di aver udito Dio parlare, perché Dio lo mostrerà. Dio è giusto e farà in modo che tutti ascoltino il suo messaggio. Arriverà dappertutto. Lui ha i suoi echi, lui propaga. Ai suoi propagatori, è la Chiesa che annuncia in ogni luogo, con testimonianza, con gesti, con modi, con amore, la grandezza di Gesù. L'Apostolo Giacomo scrive questa circolare a tutti i fedeli, a tutti i cristiani, a tutti. Siccome noi siamo una nazione cristiana, l'Italia, e Dio la benedica l'Italia, amen. Io amo l'Italia, amo Napoli. Siccome qui è una circolare per tutti i cristiani e dice a tutti i cristiani considerate una grande gioia, oppure un'altra traduzione dice una compiuta allegrezza, fratelli miei, quando vi trovate a prove di vario genere. Ora ci sono tante prove nella vita, ci sono gli esami di Stato che devono superare gli studenti, ci sono gli esami oppure i test che si fanno per prendere un posto di lavoro, la laurea. Il matrimonio che tra poco celebreremo sarà una prova generale, poi comincia la prova originale, insomma. È un test la vita, i figli sono una prova, non ci fanno dormire quando sono piccoli, quando sono grandi non ci fanno dormire un'altra volta. Insomma, fratelli, ci sono tante prove, anche fisiche, anche difficoltà, malattie. Tante prove nella famiglia, mariti che lasciano mogli, mogli che fanno cose che non dovrebbero fare. E tante situazioni che ci hanno visto, chi presente e chi anche assente ha visto che nella vita succede. È vero queste cose? Per i cristiani è compiuta allegrezza. La parola di Dio dice: quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la vostra fede produce costanza. La fede va provata. Abramo fu messo alla prova, Giuseppe fu messo alla prova. Non c'è uomo, non c'è donna, nel piccolo nel grande che sia, ha dovuto superare delle prove. Io ho superato delle prove, tu hai superato delle prove, ognuno di noi. E dobbiamo ricordarci una cosa nelle prove. Lo voglio dire a tutti, nelle prove noi siamo più costanti. Quando stiamo male, sapete perché la prova produce costanza? La prova produce costanza perché quando stai male, tu lo pensi di giorno, lo pensi di notte, lo pensi quando ti alzi, quando ti svegli, quando mangi, quando cammini, pensi, implori sempre Gesù, lo pensi sempre. E questo produce costanza, significa che la tua fede cresce, diventa stabile, diventa inamovibile, diventa ferma, non ha bisogno, non sbanda. Sai in chi hai creduto, perché questa costanza farà parte del tuo bagaglio cristiano e aiuterà gli altri che non lo sono ancora. La costanza non è da tutti, si cresce mano a mano nella costanza. E questa crescita che tu hai, siccome tu hai acquisito questa pazienza, questa costanza, puoi aiutare gli altri. Questo produce costanza, in effetti ci rende completi. Man mano l'opera di Dio compie in noi il suo volere e l'operare, dice la scrittura. Ci completa, ci deve aggiustare. Quando il Signore ci chiama a salvezza, noi non siamo aggiustati. Deve mettere man mano delle pennellate per abbellire il quadro. Ci deve far diventare tutti da vasi ignobili
a vasi nobili. Noi eravamo vasi ignobili. Lo sapete a cosa servivano i vasi ignobili nelle case? Non voglio ripeterlo. Ma per grazia di Dio siamo diventati vasi nobili, ossia vasi dove si depongono i gioielli del Signore. Vasi, i gioielli del Signore sono la sua grazia, sono il suo amore, la sua bontà, la sua fedeltà, la sua bellezza, la sua gentilezza, la sua dolcezza, la sua fede, la sua perseveranza, il suo ravvedimento. Sono tutti gioielli del Signore, anche perché il Signore dei gioielli veri non sa che farsene, è tutto suo. Tutte le miniere sono sue, tutti i gioielli, ma poi per Dio il gioiello più grande è suo figlio Gesù Cristo. È vero, il gioiello più grande è lui, non c'è nessuno. Tant'è vero che Pietro dirà che noi non siamo stati riscattati con oro e argento, ma con il prezioso sangue di Gesù, che vale più di ogni altra cosa. Nessuno poteva pagarsi la salvezza, ma Gesù ha pagato. Ora, nel meditare questa scrittura, a noi ci sembra strano capire che dobbiamo superare le prove, dobbiamo fare dei salti ad ostacoli. Ma fratelli, la costanza è così importante. Vorrei fare una domanda a tutti i competenti di calcio. Se un portiere tre partite le fa e una la sbaglia, tre le fa bene e una la sbaglia, è costante o no? Secondo me no. Perché quella partita che sbaglia ogni tanto non ti fa, non è affidabile. È giusto o no? Voglio dire, vogliamo una persona che sia sempre costante, affidabile, stabile, o una persona che all'improvviso viene meno? Così ci sta formando il Signore, nella stabilità. Noi vogliamo avere un atteggiamento, ecco perché la fede deve essere costante, stabile. Il cieco disse: io so in chi ho creduto. Divenne stabile in poco tempo, non si mosse. Io so in chi ho creduto. Ho creduto, è vero? Ora voglio andare avanti e per soffermarmi sulla prova. Molte volte può succedere che noi possiamo passare dei momenti difficili, ma molto difficili. L'apostolo Paolo è uno di quegli uomini straordinari che sono stati chiamati al servizio da Gesù. È unico nel genere, l'apostolo Paolo, voglio dirlo, anche per sollevarvi dallo stecco della carne. Se l'ha avuto l'apostolo Paolo, fratelli, è perché l'apostolo Paolo era l'apostolo Paolo. Però voglio dire come lui ha risposto a questo, come ha capito, come ha realizzato la grandezza di Dio. E voglio incoraggiare tutti a realizzare questa grandezza, questa specialità che noi abbiamo. Guardate, fratelli, ora l'apostolo Paolo ha ricevuto rivelazioni incredibili, è stato rapito al terzo cielo, non sa col corpo né con la mente, non lo sa, dice lui. Lui ha sentito parole ineffabili che non può proferire, ha avuto la rivelazione di Gesù, ha trascritto più lettere lui di ogni altro e ha tradotto in dottrina tutto l'Evangelo di Gesù. Doveva aver ricevuto, lo Spirito Santo gli aprì la testa, gli entrò proprio dentro e gli disse: devi spiegare la mia parola ai greci, ai romani, ai barbari, ai pagani. Devi andare qua, subirai quello che subirai, ma io ti renderò un uomo straordinario nelle mie mani. È arrivato fino a Roma, è arrivato a Pozzuoli, non lo fermava nessuno, aveva una diligenza nell'applicazione, un esempio incredibile, fratelli, pure veniva ostacolato, va bene, ma era un uomo fedele, incredibilmente fedele. Dio faceva delle opere straordinarie attraverso l'apostolo Paolo. Ora lui, che era capace di guarire, di liberare, di scuotere la vipera in atti, quando arrivò dopo il naufragio a Malta, una vipera uscì dal fuoco, mentre gli altri pensavano che lui fosse un maledetto, dice: non ti sei salvato dal naufragio, mo devi morire. Lui prese la vipera nel fuoco e fece così, e tutti quanti cominciarono a pensare che lui fosse Dio sceso in terra. Ma l'apostolo Paolo era semplicemente un uomo che credeva in Gesù Cristo,
e che credeva con tutte le sue forze, digiunava con tutte le sue forze, pregava con tutte le sue forze. E noi abbiamo bisogno ancora oggi di questi servi, di uomini così e di donne consacrate al Signore. E quest'uomo straordinario aveva uno stecco nella carne, una spina nella carne. Dice in Galati, lui evangelizzò tutta la Galazia, la regione della Galazia, e dice ai Galati: voi non aveste schifo di me, così è scritto, quando mi guardavate, anzi la traduzione esatta, non sputaste, perché all'epoca c'era una cattiva abitudine di sputare sulle persone malate, quasi per cacciare il demonio, era questa cattiva abitudine. Ora, lui disse: non aveste schifo di me quando mi guardaste. Aveva contratto una malattia nel suo girovagare. Questa malattia che aveva contratto, lui la chiama uno stecco nella carne. Disse: ho pregato. Ora lui poteva pregare anche di più. Pregava tanto per gli altri, poteva pregare ancora di più. Ma comprese una cosa. Poi Dio gli parlò. E se Dio ha parlato a lui, ha parlato anche a me. E se Dio l'ha scritto qui sopra, l'ha scritto anche a te e a me. La mia grazia ti basta. Non ti toglierò questo stecco nella carne, ma ti darò la grazia per sopportarlo. È incredibile, fratelli e sorelle. Che cos'è la grazia? Mi voglio soffermare un attimo su questo. La grazia è quel favore immeritato di Dio, che Dio riversa su di te, che Dio riversa su di me e che riversa sui suoi figli. È quella potenza incredibile che Lui dà a noi e che dà a tutti coloro che chiedono aiuto a Lui. E io questa mattina chiedo ancora aiuto a Lui, chiedo aiuto della sua grazia, perché la sua grazia mi sosterrà e il suo favore mi sosterrà nei momenti difficili e complicati della mia vita. Questa è la sua grazia. Questa è la sua grazia, questa è la sua grazia, il suo amore, il suo aiuto, la sua costanza in ogni circostanza. Cioè, cosa fa la sua grazia? La sua grazia interviene nei momenti difficili e viene a sostenere, a liberarmi, a supportarmi, a superare, per superare il momento difficile che sto vivendo. Questa è la grazia di Dio. Quando tu non ce la fai, Dio interviene per aiutarti a farcela. Quando tu non ce la fai più, il Signore interviene. Questa grazia è per tutti i fedeli, è per tutti coloro che credono in Dio e che nelle loro debolezze consentono alla grazia di Dio di operare in modo da onorare Gesù Cristo ogni giorno. È vero, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Sapete cosa significa? Non sono più io che vivo, ma è la grazia di Dio che mi sostiene. Non posso stare sempre bene, non starò sempre bene, ma la grazia di Dio sarà sempre con me. E nella misura in cui avrò bisogno della grazia, Dio mi aiuterà. L'unica cosa che devi fare tu, c'è una cosa che tu devi fare però. L'Apostolo Paolo ci insegna a chiedere il rifornimento dalla grazia. Noi sappiamo rifornire le dispense, mogli, madri, sapete rifornire di vestiario, sapete rifornire le automobili, del carburante, sapete rifornirvi del necessario. Quindi sappiamo cosa significa rifornimento. Fai rifornimento della grazia. Questa mattina c'è il distributore sempre aperto, non sta chiuso. Non è mai chiuso, ricordatevi, l'olio non finì mai, finirono i vasi, ma l'olio della vedova non finì mai. È sempre aperto il distributore, così, e versa olio, versa grazia, versa amore, versa forza, versa bontà, pazienza, amore, tutto. Signore, aiutaci, amen. Sapete cosa voglio questa mattina? Signore, versa su di me tanto amore da amare tutti, amen. Non voglio che neanche più pensare male di nessuno, a me. Signore, versa tanto amore, tanta pazienza, in modo che non abbia di irritarmi di nulla. A me. Signore, versa tanta gioia nel mio cuore, in modo che ogni amarezza possa non scomparire. Fratelli, l'amarezza rimane, ma possa coprirla.
che la gioia della tua presenza sia maggiore di ogni amarezza, per quanto grande sia, nella nostra vita. Amen. Se il Signore ha detto, e voglio terminare, quando i discepoli tornarono, avevano liberato dai demoni, avevano guarito, la missione dei 70, Luca 10. Tutti voi sapete cosa disse il Signore. Rallegrati, Tiziana, rallegrati. Voi rallegratevi, voi che state lì in fondo, rallegratevi. E quando vi dico rallegrare, significa che ci sia rallegrezza nelle vostre case. Allegrezza, rallegratevi che il vostro nome è scritto nel libro della vita. Amen. Questo, Signore, sto male, lì c'è il mio nome. Signore, sto in un momento molto difficile, lì c'è il mio nome. Lì c'è il mio nome. Amen. Questa, la mia grazia ti basta. Fratelli, il dono più grande che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù è la sua grazia. E a Lui sia la gloria in ogni chiesa, dovunque. Amen.